coltivano queste qualità, lo spirito per cui c'era nel IV secolo la sovrebbrezza dello spirito. Tuttavia, Delibach non chiudeva la porta alla speranza. Diceva, se si vuole ritrovare qualcosa di quello che fu nei primi secoli nella Chiesa, questa lettura spirituale delle scritture, bisogna che si riproduca un movimento spirituale. E questo lo diceva prima del Concilio. Ora noi dobbiamo dire che proprio questo è avvenuto. Si è realizzato, cioè, un movimento spirituale che permette ormai una conoscenza delle scritture e ancor prima di Cristo in un modo diverso, in un modo pieno, vitale. Il fenomeno pentecostale carismatico viene riconosciuto oggi anche da studiosi all'esterno di questo movimento come il movimento spirituale, cito la lettera, di più vaste proporzioni e di più rapida crescita in tutta la storia della Chiesa. In meno di 90 anni esso è passato da zero a centinaia di milioni di persone. Nei primi 50 anni di vita, questo movimento, che era nato in reazione a una tendenza razionalistica, ha volutamente ignorato la teologia ed è stato ignorato dalla teologia. Quando però questo movimento è entrato nelle chiese tradizionali, cattolica, anglicana, luterana, ha cominciato ad aprirsi alla teologia e la teologia ha cominciato a interessarsi di esso, anzi dobbiamo dire che è l'unico movimento di cui si interessa anche la teologia. Altri movimenti hanno una valenza spirituale, sono vie di spiritualità, di apostolato, un po' come erano una volta gli ordini religiosi, cioè hanno una loro specifica spiritualità. Il rinnovamento nello spirito invece interessa la teologia, ha costretto i teologi più famosi del secolo scorso a scrivere qualcosa di nuovo sullo Spirito Santo in base all'esperienza, perché la teologia dello Spirito Santo all'inizio della Chiesa era nata dall'esperienza. Nel momento in cui si rinnova un'esperienza dello Spirito Santo, si rinnova anche la teologia dello Spirito Santo. Questo ci interessa in questo momento proprio in vista della conoscenza di Cristo. Quale conoscenza di Gesù va emergendo in questa nuova atmosfera spirituale e teologica? Il fatto più significativo non è la scoperta di qualcosa di nuovo, di nuovi sistemi, di nuove dottrine, di nuovi titoli, è la riscoperta del dato biblico elementare che Gesù Cristo è il Signore. San Paolo parla di una conoscenza di grado superiore o addirittura sublime che consiste nel conoscerlo, proclamarlo come Signore. Ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. È la proclamazione che, unita alla fede nella risurrezione di Cristo, fa di una persona un salvato. E voi sapete che quando io mi trovo a citare questo versetto della lettera ai Romani, chiedo l'aiuto dell'Assemblea, già l'abbiamo fatta altre volte, vero? Per quelli che non c'erano, si tratta di imparare due brevi frasi. Prima, Gesù è il Signore. Secondo, Dio l'ha risuscitato dai morti. Allora adesso il mio primo segno, voi gridate perché deve essere un kerigma, Gesù è il Signore, al secondo segno gridate Dio l'ha risuscitato dai morti, ma lo facciamo non come un gioco ma come una proclamazione corale accompagnata dal cuore a Gesù. Se con le tue labbra tu proclami che e nel cuore credi che Paolo, la parola di Dio. Se io dico così, istintivamente, il Signore sia con voi, voi cosa rispondete subito istintivamente? E se io dico, nello Spirito gridiamo, voi cosa rispondete? Cosa c'è di speciale in
in questa affermazione Gesù è il Signore. Perché c'è qualcosa di speciale. Tanto è vero che Paolo può dire: se tu proclami che Gesù è il Signore e credi che Dio l'ha risuscitato, sei salvo. Bene, il primo motivo è un motivo oggettivo. Chi dice Gesù è il Signore, in realtà proclama tutto il mistero pasquale. Dice: Gesù è morto per i miei peccati, è risorto per la mia giustificazione, dunque ha tutti i diritti su di me, è il Signore. Paolo lo dice apertamente nella lettera ai Romani: per questo infatti Cristo è morto ed è tornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Questa proclamazione Gesù è Signore all'inizio della Chiesa era come il vomere che precede l'aratro. Ahimè, molti di voi non sanno più che cos'è né il vomero né l'aratro, ma quelli della mia età lo sanno. L'aratro ha davanti una specie di spada che taglia per prima la terra e permette poi all'aratro di aprire il solco. Bene, intesi? Allora, la proclamazione di Gesù è il Signore era questa spada, questo vomere, che apriva il primo solco. Dopo veniva tutto il resto. La catechesi, la formazione, fino alla perfezione della vita cristiana, venivano dopo. Secondo Paolo, la fede sboccia solo in presenza del kerygma. E infatti Paolo dirà: voi potete avere mille maestri, ma avete un solo padre, perché sono io che vi ho generato mediante l'annuncio del Vangelo. E il Vangelo per Paolo è questo, è il kerygma della morte e risurrezione di Gesù. E oggi noi dobbiamo riscoprire questa legge fondamentale, perché siamo tornati in gran parte in un mondo post-cristiano e dunque ci serve il metodo degli apostoli che dovevano convertire il mondo pre-cristiano, e lo convertirono così, prima annunciando Cristo e tutto dopo le conseguenze etiche, morali, ascetiche e spirituali. Poi c'è un motivo soggettivo per cui questa parola Gesù è il Signore ha un potere così grande. Ed è che chi la dice col cuore sta prendendo una decisione, anzi sta prendendo la decisione della sua vita. Chi dice Gesù è il Signore in realtà dice: Gesù è il mio Signore, io mi sottometto a Lui, gli riconosco ogni diritto su di me. Questa è la potenza del titolo Signore. In un certo senso siamo noi che facciamo di Dio il Signore. All'inizio, prima della creazione degli angeli e degli uomini, Dio era Dio, ma non era ancora Signore. Dice Tertulliano: Deus sed non Dominus, non Dum Dominus. Perché? Perché nella Trinità nessuno è Signore, perché nessuno è servo, sono tutti uguali, vero? Dio comincia a essere Signore quando ci sono delle creature sulle quali domina, che riconoscono il suo dominio. Lo stesso dobbiamo dire di Gesù: con la sua morte e risurrezione di diritto lui è diventato il Signore. Ma in realtà, di fatto, siamo noi che lo facciamo tale quanto riconosciamo la sua signoria e diciamo nello spirito: nell'antichità, al momento del battesimo, c'erano dei gesti che esprimevano questo riconoscimento di Gesù, questo passaggio da un signore all'altro, dalla signoria di Satana a quella di Cristo. C'erano dei gesti significativi. Il battezzando prima veniva invitato a volgersi verso occidente, dove tramonta il sole, simbolo della notte, delle tenebre, di Satana, e doveva fare segni di ripudio. Secondo Sant'Ambrogio doveva anche sputare. Poi doveva volgersi verso Oriente e inchinarsi profondamente per dire che accettava Gesù come il Signore della sua vita. Oggi è rimasto solo lo schema: rinunci a, credi a. Ora io non so qui dove è Occidente e Oriente, non ha importanza, ma noi vogliamo fare quello che diciamo, non stiamo qui. Allora adesso per favore ci leviamo in piedi e così rinnoviamo il nostro battesimo. Supponiamo che l'Occidente sia qui alla mia destra, ci volgiamo, non vi dico di sputare, però possiamo fare quel gesto che fece Gesù nel deserto: vada retro Satana, quindi tutti insieme diciamo: vada retro Satana, rinunciamo a Satana. Adesso ci volgiamo verso Oriente, supponendo che sia di qua, simbolo di Gesù, il sole nascente, ci inchiniamo profondamente
e gridiamo nello Spirito. Questo aspetto di decisione che è insito nella proclamazione di Gesù Signore assume oggi, carissimi amici, una attualità particolare. Alcuni credono infatti che sia possibile, anzi necessario, rinunciare alla tesi della unicità di Cristo per favorire il dialogo tra le varie religioni. Ora, proclamare Gesù Signore significa proprio proclamare la sua unicità. San Paolo scrive, 1 Corinti 8, 5-6, e in realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo sia sulla terra, e di fatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui. Nella prima lettura proprio di ieri sera leggevamo le parole di Pietro che dice: in nessun altro c'è salvezza, non è stato dato agli uomini un altro nome nel quale è destinato agli uomini di essere salvati. Questo non significa, carissimi amici, che c'è salvezza solo per i cristiani, o no, Gesù è morto per tutti gli uomini. Significa solo che chi si salva, lo sappia o no, si salva per Lui e non per altri. Proprio l'Apostolo Pietro, che diceva in nessun altro c'è salvezza se non nel suo nome, allarga l'orizzonte, ci fa vedere come Gesù non è ristretto, non è il nostro monopolio, con delle parole solitamente